L'artigianato tradizionale, artistico e di qualità, un patrimonio da tutelare, è il messaggio lanciato da CNA alle istituzioni durante l'incontro odierno che si è svolto a Pergusa. Si trovano attualmente depositati al Senato e al Parlamento siciliano due disegni di legge che, se approvati, darebbero un contributo importante al settore. Il disegno di legge al Senato è relativo alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato artistico nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. Quello all'ARS è relativo invece al riconoscimento del titolo di maestro artigiano e bottega scuola. Quest'ultimo sarà presto portato in aula per l'approvazione, come ha assicurato il presidente della Commissione Attività Produttive all'ARS, l'onorevole Orazio Ragusa, presente all'incontro. L'obiettivo è quello di dare delle possibilità all'artistico e tradizionale, quindi ai maestri artigiani, di poter usufruire dei benefici, delle agevolazioni che ci può dare questo DDL regionale, che è il 45, che si sta occupando proprio di noi, e di questo noi siamo soddisfatti. Ma abbiamo anche un altro DDL importante, che è il DDL Collina, che è al Senato. Quindi credo che l'attenzione su di noi sia a 360 gradi, sia a livello regionale che a livello nazionale. L'importanza che rivestono questi due disegni di legge è per valorizzare un settore simbolo del Made in Italy, dell'eccellenza artistica italiana nel mondo, troppo spesso, diciamo, decantata, ma poi nella sostanza poco sostenuta. E l'abbiamo visto durante il periodo del Covid. Quindi non solo serve richiamare l'attenzione, ma serve fare poi delle politiche dirette a sostegno dell'artigianato artistico. Questa è l'importanza dei due disegni di legge. Ci sono grandissimi artigiani in Sicilia, artigiani che alle volte sono che si possono già accostare a quello che è la visione di un artista, proprio perché sono delle visioni di interpreti dell'artigianato storico e artistico siciliano. È importantissimo perché è uno di questi antichi mestieri che hanno un preciso rapporto con la materia. Noi ci esprimiamo, io come orafo da 33 anni, mi esprimo attraverso una materia, è la materia dei metalli, i metalli nobili, è il nostro linguaggio. Questo rapporto nasce solo ed esclusivamente con quello che è la logica dell'artigianato, e che è quella di lavorare ogni giorno con una relazione con del materiale. Questo materiale ci dice dei sì, ci dice dei no, ci risponde, anzi forse tante volte sono più no che i sì, ci risponde. In questa relazione noi cresciamo e impariamo ad esprimerci. Questo è il lavoro che si fa nelle nostre botteghe ogni giorno, nelle nostre botteghe artigiane, spesso collegate nei centri storici, e in queste botteghe vogliamo continuare a lavorare, vogliamo che altri si avvicinino a questo meraviglioso mondo del gioiello. Oggi è una giornata molto importante per Enna, perché riusciamo a portare avanti due disegni di legge, uno che riguarda l'artigianato artistico e uno che riguarda le botteghe storiche. Il sistema CNA da tempo lavora su questi due disegni di legge ed Enna oggi ha la grande possibilità che possono diventare attuativi. Diventando legge sicuramente porteremo tanto di aiuto a tutte queste botteghe che ancora oggi esistono. Il nostro obiettivo è proprio quello di evitare che possano scomparire.